Buongiorno a tutti, oggi ci occupiamo di un tema abbastanza caldo che sta a cuore a molte centinaia di docenti che si sono visti costretti nel corso degli ultimi anni a recarsi all'estero per conseguire il titolo di abilitazione o di specializzazione su sostegno. In particolare a causa della chiusura e dei numeri ristretti, sulla possibilità di conseguire il titolo di abilitazione o di sostegno in Italia, molti si erano visti costretti a tentare, la strada straniera per conseguire il titolo di abilitazione, sperando poi nel riconoscimento dello stesso da parte del nostro ministero. E in particolare, dopo aver conseguito questi titoli, i docenti avevano richiesto il riconoscimento al Ministero dell'Istruzione della validità del titolo nel nostro ordinamento per poterlo spendere e quindi insegnare sui posti comuni o sui posti di sostegno. Il ministero ha preso parecchio tempo su queste istanze, restando inerte anche per diversi mesi, tant'è che ha subito diverse condanne da parte del TAR del Lazio proprio per il silenzio opposto alle istanze di riconoscimento dei titoli. Una svolta si era avuta lo scorso 2 aprile, quando il Ministero dell'Istruzione ha emanato una nota con cui, in maniera generalizzata e in qualche modo arbitraria, come vedremo, respingeva tutte le domande di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, sia che fossero titoli di abilitazione che titoli di specializzazione su sostegno. Questa nota naturalmente ha avuto un effetto a cascata su tutte le domande individuali di riconoscimento dei titoli che via via sono state respinte. Naturalmente non si sono fatti attendere ricorsi perché gli interessati hanno opposto resistenza sia alla nota del 2 aprile che alle singole risposte negative sulle proprie istanze di riconoscimento del titolo. Il TAR del Lazio ha tuttavia respinto i ricorsi nella stragrande maggioranza dei casi, tranne qualche piccola apertura dove caso per caso verificava che in Romania era stato riconosciuto il valore del titolo di studio conseguito in Italia. Una svolta si è avuta qualche giorno addietro, perché in appello il Consiglio di Stato, con una sentenza depositata lo scorso 17 febbraio, ha ribaltato totalmente la situazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha annullato una delle sentenze del TAR che respingevano i ricorsi avverso la nota del 2 aprile e conseguentemente ha annullato la stessa nota del 2 aprile. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che una corretta interpretazione e applicazione della direttiva comunitaria numero 36/2005 relativa al riconoscimento dei titoli di formazione in ambito comunitario impone agli Stati membri una sorta di riconoscimento automatico dei titoli conseguiti nell'ambito dei paesi comunitari, salvo una verifica che deve limitarsi soltanto a valutare se il titolo conseguito presso un altro Stato membro sia stato conseguito tramite un percorso di formazione che di durata, livello e qualità non sia inferiore ai corsi di formazione continua a tempo pieno svolti nell'ordinamento interno. Quindi questa svolta che si è avuta al Consiglio di Stato certamente avrà ricadute su tutti i giudizi pendenti al TAR del Lazio e sulle stesse istanze sulle quali ancora il Ministero non ha dato risposta. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la vicenda. Grazie a tutti.